Buonasera a tutti. Cominciamo con una frase famosissima, forse nemmeno mai pronunciata, ma la frase è diventata iconica, eppur si muove. Fu la frase che sarebbe stata detta da Galileo dopo il processo in cui fu costretto ad abiurare le sue teorie. Eppur si muove significa io ho abiurato dicendo che la Terra non si muove, ma eppure si muove, sì. Ma la domanda è, Galileo aveva la prova empirica del movimento della Terra nello spazio? La risposta è no. E può sorprendere, ma è così. Che cosa aveva in mano Galileo? Aveva degli straordinari indizi, delle straordinarie osservazioni. Avendo saputo, soprattutto dall'amico Paolo Sarpi, che gli olandesi, i mercanti olandesi, avevano cominciato a portare in giro per l'Europa uno strumento formato da due lenti che ingrandiva gli oggetti lontani, e avendolo presentato al Doge di Venezia come mezzo per, insomma, avvantaggiarsi sugli avversari, sui nemici, potendoli avvistare in mare prima di venire avvistati da loro, grazie appunto al potere di ingrandimento del cannocchiale, Galileo ebbe però l'idea di puntarlo verso il cielo, facendo osservazioni che cambiarono la nostra visione del mondo. Per esempio, i crateri lunari, che dimostravano che la Luna non era un corpo perfetto composto da un cristallo incorruttibile, ma era fatta di rocce e sassi come la Terra. Le macchie solari, che dimostravano che il Sole era un corpo imperfetto, quindi il corpo che noi pensiamo più perfetto di tutti si riempiva di macchie. Le fasi di Venere, che secondo il sistema tolemaico, con la Terra al centro dell'universo, non dovrebbero vedersi, ma che sarebbero spiegate dal sistema di Copernico, con il Sole al centro. Non era però una prova, perché le fasi di Venere si possono vedere anche con un sistema misto tra quello tolemaico e quello copernicano, che è il sistema ticonico, cioè i pianeti girano attorno al Sole, poi il Sole gira attorno alla Terra. Quindi non si riusciva a dirimere la questione con queste prove. Poi l'osservazione forse più importante, i satelliti di Giove, che dimostravano che nell'universo c'erano altri centri di gravità. Erano tutti forti indizi, ma mancava la prova sperimentale del movimento fisico della Terra nello spazio. Questa prova arriverà 100 anni dopo Galileo, in modo del tutto casuale, quando James Bradley, astronomo reale dell'osservatorio di Greenwich, tentando di misurare per la prima volta, cioè tentando di essere il primo a riuscire a misurare la distanza di una stella, osservò la stella Eltanin nella costellazione del Dragone a 6 mesi di distanza, facendo un ragionamento che era già ben conosciuto: se la Terra si muove nello spazio, osservando le stelle più vicine rispetto a quelle più lontane, dovremmo vedere queste stelle spostarsi per effetto di parallasse. È lo stesso effetto che noi abbiamo quando allunghiamo il braccio e guardiamo il nostro dito, prima chiudendo un occhio e poi chiudendo l'altro. Vediamo il dito che si sposta rispetto allo sfondo. Se la Terra si muove intorno al Sole, le stelle dovrebbero vedersi spostare in questa stessa maniera. 2000 anni prima, Aristarco di Samo aveva esposto il sistema eliocentrico con secoli di anticipo su Copernico, ma non era stato creduto perché l'effetto di parallasse non si vedeva, e Aristarco aveva dato una risposta straordinaria. L'effetto non si vede perché le stelle sono così lontane che l'angolo di spostamento è troppo piccolo per essere visto. Aveva perfettamente ragione. Quando Bradley fa questa misurazione, vede questo effetto, ma poi si accorge che lo stesso effetto è uguale su tutte le stelle. Quindi qualcosa non va. O tutte le stelle sono alla stessa distanza da noi, il che è inverosimile, oppure quello che osserva Bradley non è la parallasse, non è l'effetto della distanza delle stelle, ma è un altro effetto che lui non capisce. L'illuminazione gli viene durante un viaggio in nave sul Tamigi. Lui osserva la bandierina sulla prua della nave che cambia la direzione in cui sventola quando la nave vira. Un'osservazione banalissima che tutti noi facciamo, ma che agli occhi di uno scienziato può svelare verità nascoste e insospettabili. Lui capisce il meccanismo, capisce che lui vede spostarsi le stelle dopo 6 mesi, perché è lo stesso effetto che c'è con la bandierina della nave. La nave virando cosa provoca? Fa sì che la bandierina sventoli in una direzione diversa, perché si compone la velocità della nave con la velocità del vento. Per la Terra e le stelle succede la stessa cosa, vediamo le stelle spostarsi perché la luce delle stelle che ci arriva arriva ad altissima velocità, ma anche la Terra si muove nello spazio, e quindi noi vediamo le stelle nella posizione sbagliata. È la scoperta dell'aberrazione della luce, cioè la scoperta che la Terra si muove fisicamente nello spazio. Era il 1723. Per curiosità, la prima misurazione della distanza di una stella
avverrà più di 100 anni dopo, nel 1838, grazie a Bessel, che misurerà la distanza della stella 61 Cigni. Saliamo tutti a bordo della DeLorean con Doc e Marty per fare i nostri viaggi nel tempo e scoprire quali paradossi comporta il viaggio nel tempo e quali paradossi vengono trattati nella saga di Ritorno al Futuro. Il tutto venerdì 21 ottobre alle ore 21, relatore il sottoscritto assieme all'amico Massimo Ferrari di Dinamo Culturale, esperto di cinema.